Ciao, non dimenticarti di iscriverti sul mio canale YouTube, quindi andando su questo bottone nella home page e cliccando su iscriviti. E poi, se vuoi rimanere aggiornato, clicca su questa campanellina e poi clicca su tutte. In questo modo, ogni qualvolta pubblicherò un video, sarai avvisato tramite un avviso del tuo browser e troverai i miei video nella home page di YouTube ogni qualvolta aprirai YouTube. Io ti ringrazio se vorrai iscriverti, condividere i miei video e far conoscere queste apparizioni e questi temi che tratto per la salvezza delle anime. Sia lodato Gesù Cristo. Salve a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare di un'apparizione in particolare, quella di Marianne Fred, le apparizioni della Madonna Barbel Wes. Questa ragazza, come vediamo in foto, tedesca. Facciamo una piccola premessa. Durante i secoli ci sono state tante apparizioni della Madonna di Gesù che non sono state approvate dalla Chiesa Cattolica perché il constat soprannaturale, non soprannaturale, quindi l'imprimatur per verificare se un'apparizione è vera o falsa, deve sempre più o meno passare dai miracoli che accadono durante queste apparizioni. Quindi la Chiesa Cattolica cerca di prendere in considerazione soltanto quelle apparizioni dove ci sono dei miracoli, dei segni prodigiosi e lì dove magari ci sono apparizioni dove questi elementi non ci sono, allora vengono considerate non soprannaturali. Ma la Madonna vuole, attraverso queste apparizioni, che sono state definite dalla Chiesa non soprannaturali, però sono state consentite, vuole dare un messaggio chiaro, cioè quello che tante sue apparizioni che ha dato all'umanità sono state bocciate, ma erano vere. Questo magari è servito a determinati mistici per determinate missioni a crescere ancora di più nella loro missione e nel loro amore verso il prossimo e Dio. Allora, Barbara, in italiano, nasce in Germania, era la maggiore dei sei figli, figlio di un uomo d'affari di successo, e dopo la morte prematura della madre, suo padre si risposò e Barbara andò in collegio. Nel 1940, visto che è nata nel 1924, quindi a soli 16 anni, e nel 1946 ebbe alcune apparizioni della Madonna. Nel 1947 e nel 1948 lavorò nell'ufficio parrocchiale di Plafe Nofen. In questi anni iniziò a lamentare dei dolori alle mani, ai piedi e vicino al cuore, dei stigmate. Il 21 febbraio 1947 le ferite iniziarono a sanguinare e il Venerdì Santo andava in estasi vivendo la passione di Cristo. Nel maggio del 1947 il vescovo Camp Fumeller ordinò al gesuita padre Henrik Bleistein di esaminare il suo caso. Nel 1948 Barbara si laureò insegnante di religione e impartiva lezioni alla periferia di Monaco. Nel 1950, durante un viaggio a Roma, visitò Assisi e pregò presso la tomba di San Francesco perché le sue stimmate non rimanessero visibili. Sposò Anton Rehm il 15 agosto 1952, con il quale ebbe cinque figli. Barbara è deceduta il 4 novembre 1996, 10 anni prima era stata diagnosticata la sclerosi multipla, quindi è morta più o meno a 72 anni. Il resoconto degli eventi. Il 13 maggio 1940 era il lunedì di Pentecoste, l'anniversario della prima apparizione di Fatima. Barbara decise di andare nel bosco ai margini del villaggio di Plafenonen a
A quel tempo la ragazza aveva 16 anni e faceva volentieri delle belle passeggiate nel bosco mentre recitava il rosario. Quel giorno stava appunto domandandosi quali misteri del rosario recitare, gloriosi e gaudiosi, quando una signora improvvisamente la raggiunse sul cammino, le si avvicinò e dopo un breve saluto le disse: "Tu stai pensando che corona devi recitare. Io ti voglio insegnare un altro rosario, così preghiamo insieme." Barbara allora le chiese: "Scusi, ma come mai conosce il mio pensiero?" Chi è lei? La signora rispose: "Non è importante saperlo, ma se tu reciterai con diligenza questo rosario, imparerai a conoscermi meglio." Così la signora le insegnò il rosario dell'Immacolata, dove, dopo i soliti misteri, vengono recitate queste altre invocazioni: "Per la tua Immacolata Concezione, salvaci. Per la tua Immacolata Concezione, guidaci. Per la tua Immacolata Concezione, santificaci. Per la tua Immacolata Concezione, governaci." La signora aggiunse anche che secondo la necessità si poteva scegliere l'intenzione sia per una singola persona che per una comunità intera. Barbara aveva notato che durante la recita del Santo Rosario la signora non pronunciava una parte del Padre Nostro e del Gloria. Appena ebbero finito, la straniera si allontanò seguendo una strada laterale. Barbara rimase fortemente impressionata dalla vicenda e desiderò profondamente incontrare di nuovo quella così buona signora dal volto e dall'abito semplici. Da quel giorno la ragazza recitò sempre più spesso questo rosario e non parlò con nessuno della vicenda. Nella prima apparizione, il giorno della prima apparizione, il 25 aprile 1946, erano presenti il parroco del villaggio, Don Martin Umpf, e la sua sorella Anna Umpf, ma non furono in grado di ascoltare il dialogo della veggente con la Santissima Vergine. I tre erano andati nella vicina foresta per cercare un posto adatto alla costruzione di una cappella votiva. Il luogo di culto era un omaggio in segno di ringraziamento alla Santa Vergine Maria per lo scampato pericolo della guerra appena passata. La Madonna apparve a Barbara sotto le sembianze della donna che le aveva insegnato il rosario dell'Immacolata 6 anni prima. Barbara chiese alla Madonna chi fosse e dove abitasse. Ella rispose: "Se non avessi il velo, tu mi riconosceresti." Barbara disse che era la medesima signora che aveva incontrato il lunedì di Pentecoste del 1940, mentre stava incamminandosi verso il bosco. Barbara non la conosceva ed ella pronunciò le seguenti parole che lei non capiva: "Io sono il segno del Dio vivente. Io imprimo il segno sulla fronte dei miei figlioli. La stella perseguiterà il mio segno, ma il mio segno vincerà la stella. Io stabilirò la pace laddove la fiducia è maggiore e laddove si insegna agli uomini che io posso tutto presso Dio. Poi quando tutti gli uomini crederanno nella mia potenza, verrà la pace." Congedandosi, ella disse: "La pace di Cristo sia con tutti voi e con tutti coloro che qui pregano." Ovviamente, fermandoci un attimo, possiamo già pensare che la stella alla quale si riferisce la Madonna, che perseguiterà il suo segno, che ovvero è il Santo Rosario, la stella è la stella del diavolo, ovvero la stella a 5 punte che viene usata come il marchio della bestia, come segno per i rituali satanici nelle sette e nelle logge massoniche. Nella seconda apparizione. La seconda apparizione è già un po' più lunga da leggere come la terza. Allora vogliamo fermarci qui e poter creare più video per poter parlare di questa apparizione. E quindi concludiamo questo video dicendo questo. Le apparizioni dove già la Madonna ci insegna a pregare il rosario, soprattutto un rosario nuovo come questo dell'Immacolata che io non conoscevo, dove possiamo conoscere meglio la Madonna. La possiamo conoscere meditando su quello che stiamo dicendo, perché qui la Madonna
insegna a Barbara delle invocazioni che poi si aggiungono alla fine del rosario. Per la tua Immacolata Concezione, Immacolata Concezione è la Vergine Maria. Salvaci, guidaci, santificaci, governaci. Quindi sono già quattro termini che vanno a indicare come la Madonna ci stia parlando della santità e della purezza. E la Madonna vuole che la santità e la purezza siano a salvarci, a guidarci, a santificarci e a governarci ogni giorno. Perché attraverso la santità e la purezza possiamo imitare la Vergine Maria, possiamo imitare Gesù, possiamo essere figli che non solo fanno la volontà di Dio sulla terra, ma la vivono, come Gesù e la Madonna hanno insegnato a Luisa Picarretta attraverso il dono della Divina Volontà. Allora, in descrizione troverete i link per poter accedere a questo articolo che troverete sul mio blog e anche con questi video che stiamo realizzando, e spero che possiate anche voi conoscere il rosario dell'Immacolata Concezione che porteremo su questo canale YouTube e che troverete anche presente su questo articolo. Io vi aspetto alla seconda parte. Sia lodato Gesù Cristo, nell'Immacolata Concezione della Vergine Maria.